Seguono gli appuntamenti estivi di Viti sul Mare. Sì, in effetti continuano quello che è il progetto Port Campania misura 1.12, voluta fortemente dall'assessorato al turismo della Regione Campania, la persona dell'assessore Pasquale Sommese. In effetti abbiamo fatto tutta una serie di eventi, iniziative che sono partite il 10 giugno con il concorso pianistico internazionale Vietri Costa d'Amalfi, ha continuato con i concerti d'estate a Villa Guariglia, abbiamo avuto l'estate classica, il premio Alberi, avremo altri appuntamenti importanti e quest'oggi presentiamo Metamorfosi nel segno, ma soprattutto inauguriamo il centro studi Peter Wilburger, artisti stranieri vissuti in Costa d'Amalfi. Che cos'è questo centro, questa metamorfosi? È uno studio fatto dal professore Bignardi, che è il curatore di questa mostra, che in effetti va a prendere tutti quegli artisti che hanno vissuto in Costa d'Amalfi nel periodo che va dagli anni 20 agli anni 50, quindi un trentennio, un ventennio, che ha dato tantissimo alla costa, lasciando un segno emozionale enorme e che con questa metamorfosi nel segno noi cerchiamo di riportare in auge. Continueremo poi con il programma Viaggio attraverso la ceramica, di cui sarà curatore il professor Vittorio Sgarbi, cercando proprio di riprendere questo discorso con gli artisti contemporanei, con la speranza che questi segni, queste emozioni che lascia la Costa d'Amalfi possano influenzare anche gli artisti contemporanei e quindi avere in un certo qual modo una nuova auge, una nuova risonanza della Costa d'Amalfi e dell'arte. È un appuntamento speciale perché vuole dare inizio al centro di documentazione degli artisti stranieri che sono vissuti in Costiera Amalfitana, intitolata a mio padre. Mio padre ha vissuto qui per più di 30 anni e uno degli artisti stranieri, ma non solo Peter Wilburger saranno esposti alla Villa Guariglia, ma tanti altri artisti da Irene Kovalisca, Fletcher, Wittgenstein, Kokosch, insomma delle rappresentanze importanti, questo per restituire al territorio una parte di storia della cultura europea, per dare la possibilità ai giovani di appropriarsi di questo momento storico e quindi a Vietri. La mostra è un tracciato di artisti che dagli inizi del secolo, quindi dagli anni 10, arrivano alla fine degli anni del XX secolo, quindi agli anni 90 con la morte di Peter Wilburger. Il tracciato segue un po' il percorso delle avanguardie, quindi dagli espressionisti fino ad arrivare a quelli attuali. Però per questa occasione abbiamo scelto insieme a Tonia, insieme a Pietro Amos, anche di dare delle esclusive per questo appuntamento di Vietri. Quindi noi avremo in mostra un raro Pechstein che abbiamo restituito agli anni 20, un Kokoschka che è il ritratto di Hans Arloff fatto negli anni 50 a Praiano, c'è una serie di dipinti di Kurt Kramer, di Ibrahim Kodra, insomma voglio dire il meglio di quello che è lo scenario internazionale. Proponiamo una serie di inediti anche per un motivo molto semplice, dicevo poc'anzi che la nostra responsabilità è dare ai giovani, soprattutto ai giovani campani, quel senso di appartenenza, di identità a una cultura, che è quella della cultura europea. La nostra ceramica, quella di Vietri, i nostri scenari della Costiera Amalfitana fanno parte della cultura europea, è il grande patrimonio. Restituire ai giovani questo senso di patrimonio, questo senso di identità, per noi è una grande vocazione, vuol dire continuare a dare a loro il senso di cittadini europei e questo penso che sia il valore alto di questa mostra. Barbara Cussino, responsabile settore Musei e Biblioteche, provincia di Salerno. Allora, il 19 settembre alle 18.30 inaugureremo a Villa Guariglia, quindi a Raito, qui a Vietri sul Mare, una bellissima mostra, quindi una mostra dal titolo appunto Metamorfosi, avete visto già di che cosa si tratta. Avremo una collezione di tutti gli artisti più importanti stranieri che hanno lavorato in Costiera Amalfitana, partendo da Peter Wilburger. Peter Wilburger che per noi è un punto miliare, voglio dire, nei nostri musei, quindi per noi e dal punto di vista personale e dal punto di vista artistico, quindi saranno esposti molti quadri Peter Wilburger unitamente a una collezione di artisti stranieri scelti dal professore Massimo Bignardi. Quindi è un onore.